Presidente, abbiamo annunciato tante novità, riassumiamole per i nostri telespettatori e soprattutto anche un po' un accenno alla questione degli abbonamenti, la campagna abbonamenti. Sì, come ha detto anche l'amico Pasquale Corvino, noi come proprio filosofia aziendale puntiamo, ma anche perché questo è un po' il futuro dello sport, a fare in modo che ci siano più abbonati possibile, proprio per avere meno problemi anche la domenica di biglietteria, di filtraggio, diciamo, di accesso allo stadio e così via. È proprio una strategia che penso che sia mondiale su questo punto di vista. Ci dispiace che purtroppo la città di Caserta non abbia risposto molto bene, anzi non so quali siano i problemi quindi generali del contesto territoriale, però noi sicuramente garantiremo gli abbonati, anche se non sono moltissimi, col fatto che non daremo accrediti, quindi diciamo se non ovviamente ai giornalisti e agli accrediti federali della Federcalcio, gli arbitri e così via. Quindi faremo una politica molto severa e ovviamente insomma tuteleremo quelli che ci sono accanto sin dal primo momento, insomma. Ecco Presidente, poi ci sono anche dei nuovi acquisti, delle nuove progettualità e soprattutto delle nuove strategie per portare sempre più in alto il nome della Casertana. Sì, noi abbiamo cercato di puntare su dei giovani motivati, una squadra non vecchia, abbiamo ringiovanito rispetto all'anno scorso, abbiamo portato dei giocatori motivati che hanno sempre fatto battaglie, quindi sono in effetti una squadra di categoria che credo, insomma, spero si difenderà con onore, quindi terrà alto il nostro onore, sennò è meglio che ce ne andiamo tutti a casa, insomma. Ecco Presidente, prima abbiamo intervistato il Bomber che è stato già contento soprattutto dell'accoglienza, del calore, dello spirito del nostro territorio e di questa squadra. Sì, i due giocatori che abbiamo presentato oggi sono due giocatori importanti, in particolar modo Mancoso è un ragazzo che ha giocato in Serie A col Cagliari, è nel pieno della sua maturità, ha 26 anni, è un ragazzo che potrebbe anche giocare tranquillamente in categorie superiori, ma penso che ci arriverà dopo l'anno che farà a Caserta. E poi c'è l'altro giocatore, qual è la sua caratteristica? Lui è una prima punta, ha giocato già contro di noi l'anno scorso, ha giocato sempre bene, è un buon giocatore, è un giocatore anche lui di categoria, è uno che ha fatto sempre gol in Serie C, quindi ci può essere molto utile. Ecco Presidente, ci può anticipare, ci saranno delle nuove strategie, dei colpi di scena sicuramente? Noi cercheremo sempre di divertirci e far divertire il nostro pubblico, poi insomma spero che il nostro gruppo rimanga sempre unito al di là di tutto e quindi per cercare di, insomma, di rappresentare almeno un esempio, insomma. Ecco, anche perché la tifoseria è molto forte, è molto vicina, diciamo, è una bella tifoseria che si aspetta tanto da questa squadra. Sì, penso che si aspetti molto, ma penso che questa squadra ha già dato dimostrazione fino ad oggi di essere una squadra molto professionale, quindi spero, credo che insomma non deluderli, insomma. Abbiamo sentito la conferenza, la presentazione, si presenta una stagione abbastanza tosta, ecco, come vi state preparando e che rassicurazioni volete dare ai vostri tifosi per la nuova stagione? Allora, intanto diciamo che io e Marco siamo arrivati oggi, quindi prima ci eravamo allenati con altre squadre, però penso che i ragazzi finora si sono allenati molto bene, il mister è molto preparato e non vediamo l'ora di scendere in campo domenica per questa partita che soprattutto per il presidente e per noi e per tutto l'ambiente deve essere la partita, non una partita. Ecco, tu ti sei preparato perché vieni da una bella, diciamo, un curriculum non indifferente. Tu sai, il nostro territorio è molto particolare. Come hai sentito l'accoglienza dei tifosi, visto che sei nuovo? Come dicevo prima, è stato veramente bello perché io da quando gioco a calcio e da 10 anni che gioco nei professionisti, diciamo, non ho mai ricevuto un'accoglienza del genere, un calore del genere, quindi ho capito subito che questa è veramente una grandissima piazza, anche se lo sapevo già, e queste sono motivazioni in più per poter dare tutto e sputare sangue ogni domenica. Noi facciamo gli in bocca al lupo e siamo sicuri che riserverete delle sorprese. Le sorprese, speriamo di riservare delle sorprese positive, noi ce la metteremo tutta comunque per vincere partita dopo partita, poi il campo deciderà quale sarà il risultato. Corvino, lei è sempre presente, vicino a questa squadra che è uno dei fiori all'occhiello della città di Caserta che lei poi amministra. Qualche scoop, qualche novità che ci può anticipare?
Ma diciamo che sotto l'aspetto della squadra abbiamo fatto un'ottima squadra, sotto l'aspetto della società abbiamo fatto un'ottima società, ci aspettiamo da questa città un coinvolgimento più forte, perché 500 abbonamenti sono pochissimi per una squadra che è stata, per una società che è stata 21 anni in Serie D e voleva essere vertici del calcio, abbiamo bisogno un po' del sostegno dei casertani. E cosa è un suo commento sui due nuovi acquisti della Casertana? Abbiamo preso il meglio, tutto il meglio che stava in circolazione, secondo una politica fatta molto assennata, grazie al nostro direttore generale, abbiamo fatto il meglio che ci potevamo fare, più di questo non si poteva fare. Quindi per la prossima partita, l'apertura insomma, del campionato, ci saranno delle novità? Sì, saranno delle novità, nel senso che abbiamo preso questi due nuovi calciatori, vedremo a dicembre dove staremo, da lì decideremo. Allora, anche voi una bella tifoseria e soprattutto garantite ogni volta, ogni partita, anche la sicurezza. A parte il lavoro, quando non lavoriamo siamo tifosi. Lancio un messaggio a tutti i tifosi. È il tempo di fare poche chiacchiere, senza mai e senza se ci sia buono e si sostiene la squadra. Questo lo sto dicendo da tanto tempo, quindi io con tutti i miei colleghi stiamo facendo la campagna abbonamenti al comando, al comune, da tutte le parti. Ecco, perché questa è una cosa importante, la squadra è dimostrare la propria tifoseria, non è solo quando si urla viva ai calciatori, ma anche sostenerla con l'abbonamento, visto che ci si crede in questi giovani. E infatti questo è il discorso, i tempi di sostenere, di gridare, di essere fieri senza partecipare sono finiti. Bisogna quindi partecipare attivamente, ognuno nel proprio piccolo deve dare il proprio contributo, se no il calcio finisce. Anche perché bisogna, come dire, dimostrare la propria fede in tutti i modi. Adesso c'è anche la squadra con nuovi elementi che prospetta delle grandi sorprese per la prossima stagione. La squadra è fortissima. Io dico solo questo, tutti insieme si vince. Quindi diciamo, il vero tifoso è colui che aiuta veramente la squadra a 360 gradi, quindi mettete mano alla tasca. Sempre presente, sì, sì. Sempre, 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 sempre presente. La Casertana oggi presente qui alla presentazione della squadra, dei due nuovi elementi che faranno onore a questa squadra. Quanto è importante la Casertana per Caserta e per il nostro territorio? Diciamo che il 50%, più il 50% lo diamo alla Juve Caserta. Sono le vere eccellenze della nostra città. Ecco, perché essere tifoso della Casertana? Io sono una vita che sono tifoso della Casertana. Sono una vita proprio, la seguo da quando avevo 12-13 anni. Ecco, cosa vi aspettate questo nuovo campionato? Questo campionato sono fiducioso, penso che andremo a fare i playoff. Allora però dobbiamo fare appello agli altri tifosi di aumentare qua l'abbonamento, la campagna abbonamenti si sta aprendo. Sì, no, mi sembra che siamo sui 500-600, dovremmo arrivare minimo a 1500 per avere un invito a tutti i tifosi della Casertana ad abbonarsi. Allora, vi abbiamo beccato sullo stadio, voi che siete un bel gruppo di tifosi che siete venuti a vedere le novità per il nuovo campionato e della squadra. Quali sono le vostre speranze e che cosa augurate ai giocatori, al presidente, alla Casertana? Che speriamo che almeno riusciamo a restare in C1, già è una grande cosa. Poi alla fine se trovano qualche imprenditore disposto ad investire, perché poi alla fine i problemi ci sono, lo stadio è piccolino, è limitato, solo 6.000 posti, non è che le aspettative quelle sono, dobbiamo essere onesti con noi stessi. Ecco, noi sappiamo pure che stanno facendo una campagna di abbonamento, cioè la squadra chiede che chi è tifoso si abboni perché sono ancora troppo basse. Che tifosi si abbonano? Il problema, lo stavo dicendo pure al giornalista prima che stavo facendo l'intervista, è che con gli abbonamenti individuali parecchie persone il sabato e la domenica lavorano, l'abbonamento non si può passare, parecchi miei colleghi pure vanno fuori, 3 mesi non ci sono, che cosa fanno poi con l'abbonamento? Lo buttano nel cestino. Se trovano una soluzione per vendere tipo i pacchetti di partite che tu puoi decidere dove venire, quando e come venire, o trovano una soluzione che puoi passare all'abbonamento, non sei più individuale, trovano un modo per registrarti, vai là, ti vai a registrare pagando un biglietto tipo di 1 euro, alla fine sanno che tu utilizzi quel tipo di abbonamento, alla fine così poi penso che farebbero molti più tessere. Quindi è una questione di cambiare e organizzarsi meglio. Organizzarsi meglio sicuramente, perché ripeto, ho parlato con parecchie persone e tutti quanti hanno questo problema. Parecchi sono impegnati sabato e domenica, poi specialmente su periodi di crisi economica, flessibilità al massimo,
farsi un abbonamento e metà delle partite non poterle seguire, qual è il vantaggio di tutto questo? Cioè, quello che risparmio con l'abbonamento, poi alla fine ce lo rimetti, che lo lasci a casa sul tavolo. Ecco, e voi avete visto adesso i due nuovi giocatori, cosa ne pensate? Ho visto giocare l'anno scorso Ricciardi col Melfi, ma mo dobbiamo vedere quello come rendono. Sono due buoni giocatori di categoria sicuramente, e speriamo che si integrano, si adattano alla squadra. Poi alla fine, tante volte alla fine, che già gente che aveva già un nome e qui non ha deluso, e invece gente che non ti aspettavi qua ha fatto bei campionati. Il più vecchio oltre me, che è un tifoso dal 50, diciamo, io sono del 47, diciamo che avevo 3 anni quando ho iniziato a vedere la Casertana in mano a mio padre, e fino adesso che sono il più vecchio tifoso che va nelle trasferte, a tutte le trasferte. Questo campionato dei C2 me le sono fatte tutte quante, poi ho girato tutto lo stivale. E quindi molti avete fatto anche l'abbonamento? Eh sì, un abbonamento, io do sempre il mio contributo. E nella mia tomba, quando morirò, non lo so, porterò con me sempre i colori rosso-blu, perché nelle mie vene scorre il sangue rosso-blu. Ha 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 ha!